Grazie. Quando il 16 novembre del 2011 Napolitano conferì a Monti l'incarico di formare il governo e Monti giurò sulla Costituzione di servire l'interesse esclusivo dell'Italia, Monti giurò il falso. Perché Monti quel giorno era ancora nel direttivo della più grande banca d'affari al mondo, la Goldman Sachs, era nel gruppo dirigente di una delle tre grandi agenzie di rating, Moody's, così come faceva parte del gruppo Bilderberg, che è il salotto esclusivo di chi conta nella finanza e nell'economia mondiale, ed era il presidente europeo della Commissione Trilaterale, che è un'altra istituzione che annovera tra i suoi membri i potenti della finanza, dell'economia e della politica del mondo. Solo il 25 novembre, attraverso un dispaccio dell'agenzia ANSA, Mario Monti annunciò ufficialmente la sospensione della sua appartenenza a queste istituzioni. Giorgio Napolitano, che l'ha voluto fortemente, è parte integrante di questa realtà. Enrico Letta ha scritto un libro che si intitola Morire per Maastricht e il sottotitolo è Sì all'euro. La frase celebre è Morire per Danzica, dove, come dire, il sottinteso è che dobbiamo morire per una causa nobile. Ebbene, Enrico Letta ritiene che Maastricht è il trattato che ha istituito l'euro, che noi dobbiamo morire per l'euro. Questa è la posizione di Enrico Letta, la posizione ufficiale di Enrico Letta. Cioè non basta diventare poveri, dobbiamo proprio morire. Esatto. Prego, prego. Finisco di rispondere e poi ti do perché la parola, sarò rapido perché il tempo purtroppo corre velocemente. Io devo rientrare a Milano e nevica per strada, quindi devo anche evitare di trovare le strade particolarmente disagiate. Per quello che riguarda la realtà dell'Islam, noi dobbiamo prendere atto che è necessario assumere come priorità sul piano strategico la crescita della natalità della popolazione autoctona, cioè l'avere più figli italiani deve diventare una priorità strategica, perché diversamente noi non riusciremo a equilibrare la bilancia demografica. Ovviamente bisogna mettere le famiglie nella condizione di poter avere più figli. Oggi il tasso di fertilità delle donne italiane è dell'1,2% rispetto al 2,1% che è necessario per avere l'equilibrio demografico, cioè due genitori che lasciano in eredità due figli. Oggi siamo alla metà di questo rapporto. La situazione economica sicuramente ha un peso importante, perché con una media di 1000 euro al mese una famiglia difficilmente riesce a sopportare i costi del mantenimento di un figlio. Però bisogna anche dire che c'è un aspetto culturale. Noi siamo calati in una società e in una civiltà dove si parla solo di diritti e di libertà e dove non si parla quasi mai di doveri e di regole. Ai nostri figli, come dire, abbiamo insegnato che hanno solo diritti, che hanno solo libertà, abbiamo garantito a loro tutto e di più, e il risultato è che hanno perso il senso di responsabilità.
Noi abbiamo il 40% di giovani che sono disoccupati o inoccupati, ma ci sono 500.000 posti di lavoro manuali vacanti in Italia, cioè che gli italiani non vogliono fare perché ritengono che se uno è laureato non può sporcarsi le mani facendo ad esempio il panettiere, anche se fare il panettiere con gli straordinari gli consentirebbe di guadagnare 3.000 euro al mese, alzarsi alla mattina alle 4 non gli va, non gli cambia. Cioè, questo è il problema, c'è un problema anche culturale di cui noi dobbiamo farci carico e dobbiamo riformare la scuola affinché la scuola diventi un percorso che sfoci nel posto di lavoro. Non possiamo avere decine di migliaia di laureati disoccupati, perché corrisponde a frustrazione e corrisponde anche ad una perdita del nostro patrimonio, perché il laureato costa alla famiglia, ma costa anche allo Stato, quindi a tutti quanti noi. Ma dobbiamo al tempo stesso essere consapevoli del fatto che noi dobbiamo salvaguardare la nostra civiltà e dobbiamo capire che l'apertura incondizionata delle frontiere, considerando solo i parametri quantitativi, si tradurrà inevitabilmente nella scomparsa della nostra società come realtà autoctona, ma anche nella fine della nostra civiltà. Ci sono dei quartieri a Londra, e i quartieri di Londra si connotano proprio per la loro, come dire, realtà etnica. Se voi prendete una cartina di Londra, leggerete quartiere africano, quartiere indiano, quartiere pakistano. Il centro di Londra è stato ribattezzato Londonistan perché ha una forte presenza di islamici. Che cosa accade? Che allora noi viviamo in un mondo dove ormai ovunque ci sono persone che provengono da paesi diversi, che hanno culture diverse, che parlano lingue diverse, religioni diverse, e questo è un dato di fatto, è la multiculturalità o la multietnicità. Il problema si pone quando si immagina che il governo della pluralità etnica, culturale, linguistica, confessionale possa avverarsi attraverso il multiculturalismo, cioè il ritenere che non ci debba essere un comune collante valoriale e identitario, ma si debba attribuire a ciascuna comunità il diritto di autogovernarsi, accordandole solo diritti e solo libertà, senza chiedere in cambio l'ottemperanza di doveri e rispetto delle regole. Questo porta anche allo scardinamento del tessuto urbano. Si creano i ghetti a base etnico-confessionale. A Bruxelles, una città che ora frequento assiduamente perché è la sede di una delle due sedi del Parlamento Europeo, anche quella è una cosa assurda. Il Parlamento Europeo ha due sedi, una a Bruxelles e una a Strasburgo. Immaginate il costo ogni volta che bisogna trasferirsi da una sede all'altra. Bene, a Bruxelles, che viene considerata la capitale dell'Europa, su 1 milione di abitanti, poco più di 1 milione di abitanti, il 23% sono musulmani. E se noi andiamo a considerare la fascia giovanile, la percentuale dei musulmani è del 40%. Questa è la capitale dell'Europa. Quindi noi dobbiamo, ci sono dei quartieri a Bruxelles dove io non vado per ragioni di sicurezza, come vedete io con la scorta, e ringrazio le forze dell'ordine che tutelano la mia incolumità fisica, garantiscono la sicurezza in Italia, ma ci sono dei quartieri a Bruxelles dove mi assicurano che la polizia belga non si avventura perché sono stati islamizzati, e dove si impone la sharia, la legge coranica. Ci sono delle banlieue parigine, dei sobborghi di Parigi, dove anche le donne non musulmane
quando escono di casa per andare alla metro devono mettersi il velo in testa per non essere importunate. Quindi noi abbiamo delle realtà in Europa che sono già islamizzate, ma aggiungo che in Italia, in tema di diritto matrimoniale, noi abbiamo fatto prevalere la legge islamica, e vi spiego perché. Se oggi un italiano si innamora di una donna musulmana e decidono di sposarsi, cosa assolutamente legittima, siccome l'Islam accorda al musulmano il diritto, la facoltà di sposare una donna non musulmana, ebrea o cristiana, ma la donna musulmana può sposare solo un musulmano, non può sposare un ebreo o un cristiano, perché ritenendo che la titolarità dei figli è del padre e ritenendo che i figli debbano essere educati secondo l'Islam, il padre deve essere musulmano. Allora che cosa accade? Lui e lei si presentano in comune e dicono: noi vogliamo sposarci. Siccome lei è straniera, il comune le chiede un certificato di nulla osta che viene rilasciato dalle sue autorità diplomatiche. Lei va al consolato, all'ambasciata, e chiede un certificato di nulla osta per poter sposare un cittadino italiano. Loro le chiedono: questo cittadino italiano è musulmano? No, non è musulmano. Solo quando ci presenta un certificato di conversione all'Islam, noi le rilasciamo un certificato di nulla osta per poterlo sposare. In questo modo in Italia almeno 10.000 italiani si sono convertiti all'Islam per poter sposare una donna straniera musulmana. Noi abbiamo in questo caso anteposto, fatto prevalere la legge coranica sulla legge dello Stato italiano, che vieta la discriminazione tra le persone per sesso, per religione, per cultura o per qualsiasi altra considerazione. Solo da qualche anno dei cittadini italiani che hanno rifiutato di convertirsi hanno fatto caso, sono andati in tribunale e hanno detto: ma la legge italiana dice altro, dice che noi non possiamo essere obbligati a convertirci per sposarci con una persona, e hanno vinto la causa e i comuni sono stati obbligati a affiggere le pubblicazioni di matrimonio anche in assenza del nulla osta da parte delle autorità diplomatiche della donna straniera. Però i comuni lo fanno solo se c'è la sentenza del tribunale. Quindi il cittadino italiano deve andare da un avvocato e sono spese, l'avvocato deve fare causa ad un tribunale e sono spese, con la sentenza in mano si va al comune e il comune a quel punto è obbligato a fare. È la legge dello Stato. Siccome è un cittadino straniero, bisogna avere la certezza che sia, diciamo, che abbia la fedina penale pulita, insomma. Questo nulla osta, però, nel caso delle donne, non viene dato se non c'è a fronte il certificato di conversione all'Islam dell'aspirante marito. Prego, signori.